Vertice importante, il mio primo vertice di ordine pubblico e sicurezza a livello provinciale. Sono contento perché le scelte che ricadono sulla città di Ventimiglia verranno condivise e non imposte dall'alto. E quindi abbiamo parlato di maggior sicurezza, maggior decoro alla città. Per me rendere sereni i miei cittadini di vivere nella loro città è una priorità assoluta. Arriveranno noi uomini delle forze dell'ordine, grazie alla disponibilità del governo, abbiamo fatto un piano per garantire un maggiore, migliore presidio di forze dell'ordine nei quartieri che ne hanno bisogno. Parliamo delle Gianchette, parliamo di Roverino, parliamo del centro città, del litorale, della stazione, dei giardini pubblici, insomma. Da tanto tempo si chiede una presenza più fissa delle forze dell'ordine, anche per evitare risse, delinquenza, bivacchi. Finalmente arriva una prima proposta operativa. Noi come Comune di Ventimiglia, come nuova amministrazione, saremo al fianco delle forze dell'ordine per condividere queste scelte e dare sicurezza ai cittadini di Ventimiglia. Lei ha parlato di una ordinanza del questore firmata proprio ad hoc dopo questo vertice? Assolutamente sì, si partirà nei prossimi giorni per avere dei presidi fissi, penso al quartiere delle Gianchette dove stiamo lavorando per la riqualificazione del cantiere con dopo lo sgombero del greto del Roia ci stiamo adoperando per rendere il quartiere più vivibile e più sicuro, quindi c'è bisogno anche di intervenire in situazioni di illegalità diffusa, ci stiamo adoperando compatibilmente con le competenze proprie di un'amministrazione comunale. Devo dire che in questo vertice ho trovato la disponibilità delle forze dell'ordine, del prefetto e del questore nel sostenere la nuova amministrazione in queste azioni. Si è parlato di migranti, ma recentemente c'è stata anche una riunione, una manifestazione, possiamo dire, di No Border. Lei aveva detto che sarebbe stato duro nei loro confronti. Assolutamente sì, io credo che i No Borders verranno identificati e risponderanno del reato di manifestazione non autorizzata. Non è stata fatta domanda né al Comune di Ventimiglia né alla Questura di Imperia, che è competente in materia. Quindi chiaramente ribadisco quello che ho già detto in campagna elettorale. Dal punto di vista nostro, della nostra amministrazione, non concederemo spazi pubblici o amministrazioni di qualsiasi tipo, al netto delle competenze del nostro ente, per manifestazioni che non risolvono nulla, ma che vanno a incidere invece nella serenità dei ventimigliesi e dei commercianti, che questo sì che è un bene prezioso da tutelare. Ho fatto la prima riunione a cui ho partecipato, il Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica, a cui ha partecipato anche il Sindaco di Muro. Sono state comunque già prese delle decisioni importanti per la città di Ventimiglia? Sì, stamattina abbiamo salutato il nuovo Sindaco di Ventimiglia, l'Onorevole Di Muro, che ha partecipato alla prima riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, che è stata convocata in relazione a alcuni episodi di risse e violenza che si sono registrati in alcune zone, in particolare le Gianchette, a Ventimiglia. E ringrazio le forze dell'ordine e anche il sindaco per la disponibilità data, perché abbiamo da subito un nuovo rafforzamento del piano di controllo del territorio. In modo particolare continueranno ad essere svolti i servizi straordinari di controllo del territorio, ma in più abbiamo predisposto, in sede di comitato, abbiamo predisposto un servizio di vigilanza dinamica dedicata da parte di ciascuna forza dell'ordine, quindi polizia, carabinieri e guardia di finanza, con passaggi e soste, quindi fermate con l'ausilio anche dei lampeggianti, nelle zone in cui si registra una maggiore affluenza di immigrati e soprattutto in quelle zone che possono considerarsi maggiormente esposte al rischio di risse o di atti di violenza. In questo contesto si procederà chiaramente alla identificazione e all'adozione dei provvedimenti di espulsione. Provvedimenti di espulsione quindi per i migranti che verranno trovati a compiere atti? Certo, assolutamente sì. L'obiettivo nostro è quello di dare tranquillità agli abitanti di Ventimiglia, ma nel contempo, come voi già sapete, anche di azionare interventi di carattere assistenziale nei confronti di chi ha bisogno. Noi comprendiamo anche la presenza di questi immigrati a Ventimiglia, ma tuttavia la loro presenza non deve
comportare situazioni di difficoltà sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica per gli abitanti di Ventimiglia. Vorrei approfittare per segnalare la necessità, ecco, sensibilizzare gli abitanti che qualora dovessero riscontrare situazioni di risse situazioni di anche potenziale rischio, di comporre il numero 112 e le forze dell'ordine interverranno con immediatezza.